Eccoci qua, la buona notizia è che tra 4 ore finisce la campagna elettorale. La notizia, giudicate voi se buona o cattiva, è che finisce qui sulla nostra rete con Bersaglio Mobile, dove avremo uno dopo l'altro i leader dei 3 principali partiti o movimenti italiani per il loro ultimo intervento, fatalmente, perché poi a mezzanotte si chiude. E la buona notizia è che, visto che abbiamo tutto questo in prima serata, nel telegiornale delle elezioni parleremo, ma solo in parte, perché anche perché sono successe a livello internazionale almeno 2 cose, almeno ci sono 2 vicende che comunque avrebbero avuto lo spazio che meritano. Purtroppo la prima è il ritorno del terrorismo in Francia, con un ordigno che è stato piazzato in strada a Lione, una delle principali e belle città della Francia. È esploso, poteva fare una strage, anche perché era stato un pacco bomba artigianale, ma fino a un certo punto era stato imbottito di viti e bulloni. È quello che è stato già usato tante volte, ricordo ad esempio nella maratona di Boston, quando ci fu una vera e propria strage. Per fortuna ci sono soltanto una decina di feriti, non ci sono morti, ma si tratta sicuramente di un'azione terroristica che era stata concepita e attuata per fare una strage. Questo non l'ha detto solo Macron, che ha subito preso posizione, ma lo dice anche la magistratura, che indaga appunto per atto terroristico. Vedremo gli sviluppi, stiamo parlando di una vicenda che è accaduta 2 ore fa. L'altra vicenda riguarda il Regno Unito. All'indomani del voto sulla Brexit, dell'incredibile voto per eleggere i parlamentari europei britannici, 3 anni dopo il referendum sulla Brexit, incredibile perché ovviamente del tutto contraddittorio, la Primo Ministro Theresa May ha annunciato in lacrime le sue dimissioni. In realtà lascerà la guida del Partito Conservatore e quindi anche la guida del governo solo tra 2 settimane, ma semplicemente perché c'è un impegno di rappresentanza molto importante, perché arriva in visita ufficiale a Londra il presidente americano Trump e sarà comunque lei a riceverlo. Ma è conclamata a questo punto la crisi politica nel Regno Unito e sarà una crisi difficile da superare, anche perché lo sappiamo già, ma lo vedremo tra domenica e lunedì in Gran Bretagna. Il voto appunto per il Parlamento europeo porterà ai minimi termini i conservatori e i laburisti. E quindi c'è una crisi che in qualche modo può riguardare anche quel che è successo un anno fa in Italia, può ricordare il terremoto del nostro 4 marzo, ma vedremo. Detto che si vota ovviamente domenica invece da noi e che si sta votando oggi in Irlanda, in Repubblica Ceca, dove le urne sono aperte anche domani, vedremo però che domenica non si vota soltanto per l'Europarlamento in Italia, si vota per il nuovo governatore e il nuovo consiglio del Piemonte e si vota per i sindaci, i consigli di tante città importanti, da Firenze a Reggio Emilia a Bergamo, Bari, Foggia, Perugia, ne possiamo ricordare tanti. Insomma, è un turno importantissimo. È importante, infatti, questa tornata elettorale, che sarà anche contraddistinta come tradizione della nostra non-stop. Ma vedremo anche, avremo modo di andare a vedere anche l'indomani i contraccolpi, le polemiche e anche le accuse per quello che è successo ieri a Genova, ricorderete comizio di Casa Pound, manifestazione antifascista a poca distanza, cariche della polizia, lanci contro gli agenti e però anche una repressione dura delle proteste, tanto che ci è andato di mezzo anche un giornalista. E avremo modo anche di parlare del Papa, che si è occupato di calcio. 30 secondi i titoli. Torna in Francia l'incubo del terrorismo per l'esplosione di un pacco bomba in una strada del centro di Lione. L'ordigno era imbottito di chiodi, viti, bulloni.
Nella deflagrazione sono rimaste ferite 10 persone, tra cui una bambina di 8 anni. Macron ha parlato apertamente di attacco. La polizia è impegnata in una caccia all'uomo. Avrebbe depositato il pacco bomba in strada. L'addio a Londra, a Downing Street e alla guida del Partito Conservatore di Theresa May, che ha annunciato visibilmente commossa le sue dimissioni, che saranno esecutive dal 7 giugno per l'annunciata visita in Gran Bretagna di Trump la prossima settimana. Entro luglio poi l'elezione del nuovo Premier, cui toccherà il compito di trovare una soluzione per evitare la hard Brexit. E a questo punto il favorito è l'ex sindaco di Londra e ministro degli esteri Boris Johnson. In attesa del voto di domenica, che coinvolgerà la gran parte dei paesi dell'Unione Europea, oggi si è votato in Repubblica Ceca, dove le urne sono aperte anche domani, e in Irlanda, paese toccato proprio dalle possibili conseguenze della Brexit. In Olanda, dove si è votato ieri e già si sono conosciuti gli exit poll, avrebbero vinto i laburisti e non ci sarebbe stata l'attesa, sperata e temuta, secondo i punti di vista avanzata, del partito populista. I risultati ufficiali saranno diffusi da tutti. Domenica sera, da noi a mezzanotte si conclude, come sappiamo, la campagna elettorale. E stasera a Bersaglio Mobile, dopo 8:30, ci saranno i leader dei tre principali partiti, il segretario del PD Zingaretti, il capo politico dei 5 Stelle, vice premier Luigi Di Maio, e il leader della Lega e a sua volta vice premier Matteo Salvini. Appuntamento quindi alle 21:15 per quelli che sono i loro ultimi interventi nella campagna elettorale. In Italia però non si vota soltanto per il rinnovo dell'Europarlamento. Seggi aperti anche in Piemonte per la scelta del governatore e il rinnovo del Consiglio regionale. E in quasi 4.000 comuni da nord a sud, di cui ben 30 capoluoghi, da Firenze a Bari, a Perugia, a Bergamo, Avellino, Livorno, Ferrara. Un test elettorale per le forze politiche. La Procura di Genova aprirà due fascicoli per gli scontri di ieri tra manifestanti e polizia attorno al comizio di Casa Pound, uno per resistenza, danneggiamento, lancio di oggetti pericolosi, ma l'altro contro il gruppo di agenti che durante una carica ha picchiato, tra gli altri anche un giornalista, Stefano Rigoni di Repubblica, rompendogli due dita e una costola. Una vicenda che ha sollevato polemiche per l'azione della polizia. Pestaggi? Io sono sempre dalla parte degli agenti, ha commentato il ministro dell'Interno. Buonasera, quindi il telegiornale parte da un nuovo allarme forte, il ritorno del terrorismo in Europa e ancora una volta in Francia, in una città di cui tante volte abbiamo parlato per un problema di infrastrutture che ben conosciamo, Lione. Cosa è successo a Lione poco più di due ore fa? Vediamo. La paura è tornata ad agitare la Francia intorno alle 17:30, una paura indefinita di un nuovo attacco proveniente non si sa da chi né da dove, che si è materializzata in un'esplosione in Rue Victor Hugo, centralissima via di Lione, provocata, probabilmente stando a quanto ha fatto sapere la procura, da un pacco bomba posto sulla strada di fronte ad una panetteria e imbottito di chiodi, viti e bulloni. La deflagrazione ha causato il ferimento di 13 persone, tra le quali una bambina di 8 anni, 11 sono state portate in ospedale, colpite agli arti inferiori. Per fortuna, a quanto riferito dalla prefettura al giornale lionese Le Progrès e confermato successivamente dalle autorità in modo superficiale, nessuno di loro dunque è in pericolo di vita. La zona è stata immediatamente circondata e sigillata dalle forze dell'ordine e sul posto vi sono, oltre ai pompieri, gli artificieri, unità specializzate della Polizia Nazionale e alcuni militari dell'Operation Sentinelle, incaricati dal gennaio 2015 di proteggere i luoghi sensibili del territorio. In base ad alcune testimonianze raccolte dai media locali sul posto, il pacco bomba sarebbe stato posto in strada da un uomo volto coperto di 30-35 anni su una mountain bike, momento che è stato ripreso anche dalle telecamere di sicurezza della zona. L'uomo in bicicletta è dunque attualmente in fuga, attivamente ricercato dalla polizia. Il presidente francese Emmanuel Macron, confermando l'assenza di vittime, ha parlato esplicitamente di attacco, non ha aggiunto altro e difficilmente avrebbe potuto, vista la vicinanza degli eventi, non ha specificato dunque l'eventuale natura di
quell'attacco, a chi potrebbe essere attribuito o almeno quali siano le piste seguite. Il modus operandi non farebbe pensare ad un attentato di matrice islamista come quelli che abbiamo tragicamente imparato a conoscere negli ultimi anni. Tuttavia, a quanto emerge, ad occuparsi dell'inchiesta, oltre alla polizia giudiziaria e alla procura di Lione, che indaga per tentato omicidio, è stata chiamata anche la procura nazionale antiterrorismo. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, dell'inchiesta soprattutto, per stabilire chi ha voluto riportare l'ombra del terrorismo e degli attentati in Europa. Ma in Europa oggi c'è un'altra vicenda forte, politica, che riguarda un paese ma riguarda proprio l'intero continente, visto che le trattative sulla Brexit sono fallite e Theresa May getta la spugna e oggi, questa mattina, alla fine della mattinata, in lacrime lo ha annunciato davanti a quel portone del numero 10 di Downing Street, che tra due settimane non sarà più la sua sede perché appunto lascerà il ruolo di Premier. La Brexit l'ha portata a Downing Street, la Brexit politicamente parlando l'ha distrutta. È una Theresa May decisamente provata, quella che a metà mattinata si presenta davanti alle telecamere per annunciare che sì, questa volta deve arrendersi. Ho tentato di tutto per convincere il Parlamento a votare il mio accordo di ritiro con l'Unione Europea, dice, ma devo ammettere che ho fallito e adesso tocca a un altro Premier provare a realizzare la Brexit. Le dimissioni ufficiali arriveranno il 7 giugno, appena il tempo di accogliere ancora nel pieno dei suoi poteri la prossima settimana un ospite importante come Donald Trump. Poi Theresa May resterà in carica fino a quando il suo partito, il partito che tante volte in questi tre anni l'ha pugnalata alle spalle, non avrà trovato il suo successore. Non c'è stato neanche bisogno di aspettare lunedì i risultati del voto per le europee, voto che nel Regno Unito si è svolto come da tradizione ieri, giovedì. Sono bastati i sondaggi che annunciavano l'apocalisse per i conservatori, forse addirittura relegati alla quinta posizione dietro il trionfante Brexit Party di Nigel Farage, i liberal democratici, un deludente Labour, un rampante partito dei Verdi. Regge la voce della May quasi fino alla fine, mentre sottolinea che il suo successore dovrà affrontare le stesse difficoltà che ha vissuto lei e che senza riscoprire quel valore politico che è il compromesso non avrà possibilità di farcela. Ma sulle ultime parole inciampa, su quel lascio il lavoro che è stato l'onore della mia vita, da seconda donna Primo Ministro, ringrazio per l'opportunità che ho avuto, dice, di servire il paese che amo. Uno sprazzo di umanità in un politico che, dicono i suoi detrattori, non ha mai veramente avuto feeling con l'elettorato. E adesso nel Regno Unito si riapre la lotta senza quartiere per la leadership dei Tories. Sarà tutto fatto entro fine luglio, assicurano i burocrati del partito, ma questo significa arrivare alla pausa estiva del Parlamento e poi a un settembre paralizzato dalla conferenza annuale, appunto, dei conservatori. Insomma, la nuova scadenza per la Brexit concessa dall'Unione il 31 ottobre è dietro l'angolo, con le probabilità che il nuovo leader difenda il vecchio accordo praticamente nulla, si va di fatto verso l'unica alternativa, no deal o in qualche modo no Brexit. No Brexit è abbastanza difficile, visto che quel referendum resta lì come una pietra impossibile da smuovere, anche perché tutto lascia presagire che le elezioni, si è votato ieri in tutto il Regno Unito, avranno un risultato là nell'isola molto chiaro, con la vittoria di un partito che si chiama proprio Brexit Party. Ma si vedrà quello che succederà, è una crisi molto difficile quella britannica ed è una crisi che dura da molto tempo e che ha coinvolto l'Europa. Peraltro oggi si vota in uno dei paesi che sono più direttamente coinvolti nella vicenda della Brexit, cioè l'Irlanda, e si vota anche in Repubblica Ceca. Oggi e domani si vota in Repubblica Ceca, non si saprà nulla fino a domenica sera lì, mentre invece l'exit poll irlandese sarà diffuso alle 11 di questa sera o poco più tardi. Si saprà qualcosa quindi, come si è saputo ieri, dell'Olanda. Secondo giorno di voto alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Aperta per ironia della sorte dal paese che non avrebbe dovuto neanche parteciparvi, la Gran Bretagna, la tornata elettorale ha visto oggi recarsi alle urne i cittadini irlandesi e della Repubblica Ceca. L'Irlanda, che vive il vicino terremoto britannico, eleggerà 11 eurodeputati a Strasburgo e forse per contrasto è fra i più entusiasti dell'appartenenza all'Unione europea, che fra l'altro si è sempre schierata a suo favore durante gli interminabili
negoziati sulla Brexit. Si trova oggi a scegliere fra 59 candidati e anche qui la sfida è tra populisti ed europeisti. Due giorni di voto per la Repubblica Ceca, oggi e domani. Favorito è il partito del miliardario Andrej Babis, azione del movimento scontento, ANO. Gli ultimi sondaggi lo danno al 25%, nonostante non più tardi di due giorni fa migliaia di cittadini fossero scesi in piazza a Praga per chiederne le dimissioni, per la sua posizione di conflitto di interessi su cui proprio l'Unione Europea sta indagando. Qui la sfida vera però è quella contro l'astensionismo. Nel 2014 andò a votare solo il 18% degli aventi diritto. E con un occhio a domani, quando saranno gli slovacchi e i lettoni a votare, già si analizzano i risultati di ieri, per quanto si tratti solo di exit poll. In Olanda, che ha votato ieri insieme alla Gran Bretagna, appunto dove sarebbe volato il partito pro-Brexit di Nigel Farage, dicevamo, in Olanda il partito laburista ha sconvolto i pronostici, piazzandosi con 5 seggi davanti alla destra xenofoba di Geert Wilders, che da 4 seggi passerebbe nella migliore delle ipotesi ad 1, e del partito nazional populista di Thierry Baudet. Se i dati saranno confermati, sarebbe l'ex vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans il primo vincitore di queste elezioni. 57 anni, laburista, ha in mente l'idea di un'Europa sinistra con una grande alleanza che va dal greco Tsipras a Macron. Parla di salario minimo europeo e di tassazione per i giganti dell'high-tech, in netto contrasto con l'attuale governo di Mark Rutte. Timmermans sembra abbastanza scontato, avrà un ruolo di peso nel futuro delle istituzioni europee. C'è chi lo dà in pole position per prendere il posto di Juncker o come possibile successore di Federica Mogherini nel ruolo di alto commissario per la politica estera. Insomma, vediamo davvero come sarà andato in Olanda, perché dell'exit poll ci fidiamo, ma fino a un certo punto. Anzi, è l'occasione per dirvi, domenica sera alle 23 saremo qui alla chiusura dei seggi per aprire, l'avremo aperta da qualche minuto, la nostra maratona elettorale. Ma visto il successo controverso, per usare un eufemismo, dell'arma dell'exit poll, useremo uno strumento multiplo, e lo chiameremo proprio multipoll, che è fatto di exit poll ma anche di int poll e di sondaggio, per avere in realtà il riscontro diretto e anche la prova, la controprova rispetto a quello che viene detto all'uscita dei seggi, per cercare di affinare il più possibile la tecnica di valutazione istantanea di quello che può essere successo nel voto di domenica in Italia. Poi certo, dopo un'ora e subito prima della mezzanotte ci saranno le proiezioni, e su quelle non si può sbagliare, o perlomeno l'anno scorso non abbiamo certo sbagliato. Ma insomma, queste sono le valutazioni che ci portano già a domenica sera. In realtà tra praticamente 3 ore e 3 quarti finisce la campagna elettorale. Noi questa sera ne parleremo in bersaglio mobile alle 21.15 circa, e intervisteremo uno dopo l'altro i leader delle tre principali liste per ipotizzabile, ma praticamente certo, ordine di arrivo. Cioè saranno sicuramente le tre forze principali, il PD di Zingaretti, in ordine di apparizione questa sera nella nostra trasmissione, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Ma questa campagna elettorale non vive solo delle europee, e questa sera, visto che appunto delle europee con i principali protagonisti parleremo dopo, vi vogliamo ricordare che si vota anche per qualcos'altro, che sarebbe comunque importantissimo. Quando lunedì pomeriggio sapremo tutto, dati, cifre e percentuali della nuova Europa, non sapremo ancora niente della vecchia Italia, di quella fatta di comuni, regioni e province, perché lo spoglio dei 3.865 comuni nei quali domenica si vota, quei comuni termometro di ogni cambiamento politico, comincerà solo alle 14 di lunedì. 3.865 comuni, 30 comuni capoluogo, 6 di regione, 24 di provincia, si vota ad Avellino e Bari, a Ferrara,
Ferrara, Foggia e Forlì, si vota a Livorno e Modena, Sassari, Vercelli e Bergamo. Si vota a Firenze, la città di Matteo Renzi e ora del sindaco che a Renzi è succeduto, Dario Nardella. Sono ottimista ma coi piedi per terra, dice Nardella. È lui il favorito, certo, nella città con storiche tradizioni di sinistra, ma ad insidiarlo è il candidato del centrodestra unito, Ubaldo Bocci, i 5 Stelle sono fuori dai giochi, che lavora per dare a Salvini il regalo più grande. Perché conquistare Firenze significa conquistare un pezzo di storia politica. È per questo che in silenzio si insinua una voce, quella secondo cui i 5 Stelle guarderanno con simpatia a Dario Nardella. Un po' quello che starebbe accadendo anche in Piemonte, dove si vota il rinnovo del governatore della regione. Sergio Chiamparino si ricandida per un secondo mandato e non lesina incontri pubblici con la sindaca di Torino, la 5 Stelle Chiara Appendino. In fondo, meglio trattare con un'affidabile voce del PD piuttosto che con il candidato del nemico alleato Matteo Salvini, al quale Salvini non sfugge il peso politico di queste amministrative e infatti in queste ore sta battendo proprio il Piemonte da Novara a Vercelli, in tutta quella zona dove si prevede una buona avanzata leghista. Il voto in Piemonte sarà la garanzia che la Torino-Lione si farà, ha detto questo pomeriggio. Provare a conquistare l'unica regione del nord governata dal centrosinistra è la mission politica del centrodestra. Eventi dallo specifico peso politico che si intrecciano con le europee. Chiunque lunedì pomeriggio si azzardi a dire abbiamo vinto dovrà prima fare i conti con il secondo tempo di queste elezioni. Di certo non meno importante del primo. In alcuni paesi si prevede, la Germania ad esempio, che uno dei principali partiti sarà quello dei Grünen, i Verdi. Ma in Italia e nel resto d'Europa, e non soltanto, questo è stato ancora una volta un venerdì ecologista per i giovani. Eppure non è un segreto che partiti ecologisti in Italia non abbiano mai avuto un forte sostegno. Siamo meno ecologisti degli altri? ...1700 cortei in 90 paesi del mondo oggi. In Italia manifestazioni in oltre 120 città, la più importante delle quali a Milano, con decine di migliaia di giovani in piazza. Un adolescente svedese che sembra aver ridato un nuovo respiro comunicativo a un movimento intero riunito sotto le insegne del Friday for Future, venerdì per il futuro. E insieme ad esso, per rimanere dentro i nostri confini, anche a un partito, quello dei Verdi, che in Italia, a differenza dei paesi del nord Europa, finora ha sempre fatto fatica ad emergere. Ma che ora, a queste elezioni europee in cui si presenta, per dir così, in purezza, punta con maggiori speranze di sempre sulle ali di Greta, appunto, a superare la fatidica soglia del 4%. C'è una parola che la politica italiana ha dimenticato ed è la parola futuro, quella parola per la quale milioni di giovani in tutto il mondo sono scesi in piazza per chiedere politiche urgenti contro il cambiamento climatico. La conversione ecologica può essere lo strumento per dare una risposta a questa domanda, ma c'è un'altra domanda a cui dobbiamo una risposta. Perché nel nord Europa le forze Verdi sono forti e in Italia c'è una debolezza. Noi di Europa Verde vogliamo colmare questa debolezza. In che modo? Dobbiamo rendere la proposta ecologista trasversale nella società, patrimonio di tutti i cittadini e tutte le cittadine. I nemici cui fare la guerra hanno nome e cognome: gas serra, plastica persa nei mari, i gas nelle fabbriche, surriscaldamento del pianeta, emissioni nocive. Il problema per loro semmai è essere ascoltati, considerati da chi prende le decisioni che contano. Anche a Milano, soprattutto a Milano, oggi erano in tanti giovani e studenti a ripetere ossessivamente la stessa parola, futuro, a chiedere con forza ai padroni del mondo azioni finalmente concrete per combattere l'emergenza climatica e ambientale, per dar corso a una missione che in fondo continua a somigliare molto a quella degli agenti segreti, salvare il mondo. Forse per questo professano cauto pessimismo. Questa è la giornata, il venerdì un po' straniante della politica e delle manifestazioni italiane, ma ci sono state manifestazioni ieri che hanno lasciato il segno e purtroppo non è soltanto un modo di dire. Genova. Stefano Origone è un giornalista. Ieri a Genova non manifestava contro i neofascisti di Casa Pound e non tirava sassi, lavorava.
È in ospedale con due dita rotte, lesioni alle costole, un trauma cranico, preso a calci e manganellato dai poliziotti durante una carica. Si occupa di lui, oltre ai medici, anche uno psicologo. Origone ha spiegato che per un momento, mentre era schiacciato a terra con gli scarponi dei celerini addosso, ha pensato di morire. L'ha salvato un funzionario, lo ha riconosciuto e ha fermato i colleghi. Erano al minimo 3-4 persone che mi hanno dato manganellate, calci. Tant'è vero che sul corpo ho i segni. Questa è la gamba, questa è la schiena. Inveire sulle persone che sono a terra, non possono difendersi, una persona che si chiude in quel modo per proteggersi e tu sei sopra e lo pesti e quello che passa gli dà un calcio, quell'altro gli dà un altro pugno, cioè sono un giornalista, gridavo sono un giornalista, ma fosse stata un'altra persona potevo gridare non ho fatto niente, lasciatemi, fermi, ecco, cioè non si fa. I pubblici ministeri hanno aperto due inchieste, per ora tutte e due contro ignoti. Una sul pestaggio di Origone, il reato e lesioni aggravate. Chi è stato a colpirlo ancora non è chiaro, si sa però il reparto di appartenenza dei poliziotti. Il capo della procura, Francesco Cozzi, ha telefonato al giornalista, gli ha espresso la sua solidarietà e spiegato che quanto successo è inconcepibile, non ci sarà indulgenza. L'altra indagine è sugli scontri, con l'ipotesi di resistenza, danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. Due dimostranti ieri sono stati arrestati, oggi sono stati processati per direttissima, hanno ricevuto la misura dell'obbligo di firma fino alla prossima udienza. Uno si è scusato, ha detto di avere moglie, figli e un lavoro e di aver fatto una sciocchezza. Gli scontri di ieri in piazza Corvetto, che è a due passi dal tribunale e dalla prefettura, hanno riaperto la vecchia ferita della macelleria messicana. Ne ha parlato anche il procuratore generale Enrico Zucca, uno dei magistrati che hanno indagato su Genova 2001 e che un anno fa aveva detto a un convegno che le nostre forze dell'ordine hanno coperto i torturatori del G8 e che quei torturatori sono adesso ai vertici della polizia. Zucca oggi ha dichiarato: ci sono delle costanti che si fa fatica a comprendere, il pensiero va al G8. Chi dice che è stata voltata pagina? Questo è Genova. Ci sono molte valutazioni, ma è l'ultimo giorno della campagna elettorale. Le faremo magari più avanti, nei prossimi giorni. Le valutazioni che riguardano episodi che in qualche modo confinano alla politica spettano probabilmente a periodi di maggiore tranquillità, ma non vanno abbandonate, perché sennò si tornerà appunto a dire Genova 2001, Genova e Genova ancora adesso. C'è un'altra storia però che vi vogliamo raccontare, perché ci sono elementi che a volte sono i più popolari di tutti. Quando si mescolano figure prestigiose, importanti, o figure di riferimento anche dal punto di vista religioso, e ciò che è più amato laicamente, lo sport più popolare. Il calcio è un gioco, lo diciamo insieme, il calcio è un gioco. È quasi commovente Papa Francesco nel ricordare a tutti come il calcio dovrebbe essere, negli stadi milionari come nei campetti di periferia. Tutti dicono che è il gioco più bello del mondo e lo penso anch'io, lo ha detto nell'aula Paolo VI, accolto dagli applausi di 5.000 ragazzi delle scuole calcio, ma anche dei campioni come Javier Zanetti e Samuel Eto'o, grandi allenatori come Claudio Ranieri, il CT della Nazionale Roberto Mancini, o dirigenti come Giovanni Malagò, presidente del CONI, o Urbano Cairo, presidente di RCS e del Torino. L'evento che ha portato all'incontro con il Papa era il Calcio che amiamo, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Federcalcio e la Lega di Serie A. Bergoglio ha voluto evidenziare i mali piccoli e grandi che affliggono il calcio, dai genitori dei ragazzi che si trasformano in tifosi ultra e che dimenticano che i figli hanno diritto di giocare, ma anche il diritto di non diventare campioni, al fenomeno razzista che trova sempre più eco non solo negli stadi del nostro paese, ma ha anche invitato i campioni a non dimenticare da dove hanno iniziato. Non dimenticate da dove siete partiti. Quel campo di periferia, quell'oratorio, quella piccola società. Vi auguro di sentire sempre la gratitudine per la vostra storia fatta di sacrifici, di vittorie e sconfitte.
Vi devo ancora una notizia. Sono filtrati oggi i contenuti dell'interrogatorio reso dal presidente della Regione Lombardia Fontana ai magistrati nell'inchiesta che, come si sa, ha portato anche alcuni arresti di esponenti della stessa regione e anche esponenti politici, l'arresto ad esempio di due, come sapete, esponenti lombardi di Forza Italia. E in realtà Fontana ha negato ogni addebito, è indagato per abuso di ufficio e ha raccontato come abbia interagito con Caglianello Varese o con la europarlamentare, la Racomi, anch'essa di Forza Italia, che è a sua volta indagata. Dopo di noi, a 8:30, c'è Di Maio con Sebastiano Barisoni, ospite di Lilli Gruber. E poi, se avrete la bontà di restare su questa rete, ci ritroverete con Bersaglio Mobile. Ma intanto ci fermiamo. E siamo infine alle borse. Diciamo subito che Milano ha chiuso in positivo, largamente in positivo, vedete più 1,19 l'indice finale FTSE MIB con lo spread a quota 268. In questo momento positiva ma frazionale anche Wall Street, infatti Dow Jones guadagna lo 0,34%, il Nasdaq lo 0,27%. È tutto, allora vi lascio a Lilli Gruber, poi se volete ci vediamo alle 21:15 con Bersaglio Mobile e arriveremo fino alla fine della campagna elettorale, per sincerarsi che si concluda. A tra poco, a dopo.